Ciao a tutti e bentornati qui sul nostro canale Sei Che Web TV. Prima di tutto i saluti, tanti saluti da noi, saluti da Valeria, da Donato e da Iopino. Salutiamo anche i nostri collaboratori Sebastiano, Arianna e Sara. Ciao! Oggi di cosa parleremo? Di arte, cultura e storia religiosa, la grotta di Sant'Oronzo in Turi, provincia di Bari. Precisamente in Puglia. E cosa scopriremo da questo video? Beh, intanto una grotta. In questa grotta ci sono i bersaglieri. La domanda è che c'entrano i bersaglieri? Cosa c'entrano i bersaglieri con la chiesa? Allora, i bersaglieri sono quelli che hanno la custodia di questa grotta. Sì, la grotta e anche la chiesa, giusto? Sì, esatto. Perché questo luogo è sacro per i turesi? Quali sono stati gli eventi più significativi del giubileo oronziano? E abbiamo fatto anche un'intervista speciale a chi? Fino A Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Zara, Croazia, Zelimir Pulis, sulle preziose reliquie del santo. Quindi non è soltanto un servizio e basta. Abbiamo fatto un video documentario delle cose preziose che abbiamo qui d'intorno e magari non lo sapete. Nella nostra Puglia. Ci informa e ci raccontano il portavoce della sezione dei bersaglieri di Turi, Alberto Lenato, e l'arciprete Don Giovanni Amodio. Tutto questo è molto interessante e naturalmente se avete anche voi dei video da suggerirci o raccontare un Sai Che in pratica, come? Prenotate un incontro pre-intervista anche solo per informazione. I contatti ovviamente li troverete sui social Facebook, Instagram e Google e iscrivetevi al nostro canale per essere aggiornati sui nuovi video e il campanellino. E adesso iscriversi al nostro canale è ancora più facile perché se guardate bene il video anche adesso, sulla vostra destra in basso ci sarà un logo, Sai Che. Basta cliccarlo con il mouse o con il ditino e vi porterà subito sul nostro canale e all'iscrizione. Poi... Sì, vi invita all'iscrizione. Perfetto. Molto bene, allora arrivato a sto punto salutiamo tutti quanti, sì. Grazie per che ci seguite ancora e seguiteci sempre ed è il momento di... Sai Che può interessare o coinvolgere anche te. Vediamoci in video e al prossimo Sai Che. Ciao a tutti, siamo a Turi, in provincia di Bari, presso la Grotta di Sant'Oronzo, con Alberto Lenato, portavoce della sezione dei bersaglieri di Turi. Il Sai Che di oggi è la storia di questo luogo. Alberto, da dove iniziamo? Salve a tutti gli amici di Sai Che. Ci troviamo a Turi, davanti alla chiesa di Sant'Oronzo, che è stata costruita nel 1727, così come riportata in alto a questo lucernario. E questo è il posto ritenuto sacro dai turesi, che festeggiano il proprio patrono Oronzo il 25 e 26 agosto di ogni anno. Questa chiesa... appunto è stata costruita per volontà dei fedeli dopo che nel 1658 ne era stata scoperta la grotta dove la nostra religione, il cattolicesimo, vuole che abbia soggiornato un santo, appunto Oronzo, che nel suo pellegrinaggio da Lecce poi verso Ostuni e poi appunto arrivato a Turi, ha qui evangelizzato i primi cristiani di questa zona. La chiesa, così come la vediamo, ha all'ingresso due angeli che negli anni 80 sono stati trafugati, ma nel 2005 sono stati ridonati alla popolazione grazie all'impegno profuso dai soci dell'associazione bersaglieri. Molti mi pongono la domanda: cosa c'entrano i bersaglieri con la chiesa di Sant'Oronzo? Benissimo, tutto, perché questa chiesa, dopo che era stata ben ristrutturata negli anni 98, 1998-2000,
veniva tenuta chiusa. Chiusa e aperta solo al pubblico nei giorni del 25 e 26 agosto di ogni anno, in occasione appunto della festa di Sant'Oronzo. I bersaglieri, accettando una proposta fatta dall'amministrazione comunale dell'epoca, hanno preso in adozione questo luogo e per iniziare la propria custodia hanno donato appunto questi angeli facendo una manifestazione il 21 dicembre del 2005 in occasione della scopertura di una lapide a cui è dedicata ad Alessandro Pedizzi, un capitano marittimo e dei bersaglieri del fine Ottocento, a cui è dedicata la sezione di Turi. Stiamo per iniziare la nostra visita varcando la soglia della porta della chiesa di Sant'Oronzo. Questa porta che adesso varcheremo, ricordiamo che è stata porta santa per un anno dal 2017 al 2018 in occasione dell'anno giubilario oronziano. Adesso varcando la soglia di questa porta santa passerò la parola all'arciprete Don Giovanni Amodio che ci racconterà la storia del santo Oronzo. Ed eccoci, siamo in compagnia di Don Giovanni Amodio, arciprete di Turi. Don Giovanni, perché questo luogo è sacro per i turesi? Intanto un saluto a tutti. Ci troviamo nella grotta di Sant'Oronzo, anzi nella chiesa sovrastante la grotta di Sant'Oronzo. È un luogo molto caro ai turesi, molto caro a questa comunità cristiana, una comunità religiosa che prende le sue radici religiose, appunto, proprio da questo luogo. Ci troviamo nella chiesa sovrastante, detta Cappella di Sant'Oronzo. Noi dal giubileo che abbiamo trascorso qualche anno fa, giubileo del 2018, giubileo ronziano, osiamo chiamarla santuario di Sant'Oronzo, perché questo posto, questo luogo è diventato non soltanto caro dal punto di vista religioso, ma soprattutto caro dal punto di vista dei miracoli di Sant'Oronzo. Sant'Oronzo in questo luogo, da questo luogo, per questo luogo, in questo anno giubilare e in questi anni dopo il giubileo, ha compiuto tanti miracoli e noi ne siamo tutti testimoni. Il più grande miracolo che ha compiuto Sant'Oronzo in questo anno giubilare che abbiamo trascorso nel 2018, come si diceva poco fa, è quello di aver donato a questa comunità il dono della serenità, il dono del perdono reciproco, e che è stato un grande momento di spiritualità, di profondità e soprattutto di grande cambiamento della nostra vita, delle nostre relazioni, dei nostri rapporti. Un anno veramente straordinario, un anno veramente importante, un anno che ci ha completamente cambiati in meglio davanti a Dio e nelle nostre relazioni. Questo è un luogo particolare, ecco perché osiamo chiamarlo santuario, santuario in cui la presenza di Sant'Oronzo, del nostro patrono, si sente in maniera straordinaria e in maniera veramente intima, profonda, interiore, spirituale. Fra qualche momento ci recheremo giù nella grotta, dove lì racconteremo proprio la storia che appartiene alla tradizione religiosa di questa comunità, di questo paese. E la storia riguarda proprio questo primo evangelizzatore della Puglia. E sì, e lo dobbiamo dire con tanta forza, con tanta veemenza e soprattutto anche con tanta serenità. Sant'Oronzo è stato il primo evangelizzatore della Puglia, colui che ha portato per primo il Vangelo, l'annuncio del Vangelo in terra di Puglia, nella Japigia, nel Salento,
e poi dal Salento è venuto fino qui. Questa è stata l'ultima tappa della sua peregrinazio religiosa, della sua evangelizzazione. Poi è ritornato giù a Lecce, dove ha subito il martirio. Ma andiamo giù nella grotta e lì vedremo le meraviglie. Siamo scesi nella grotta. Don Giovanni, che significato ha questa grotta per la vostra comunità? Ha un significato estremamente religioso e particolarmente legato alla spiritualità di questa comunità. Ci troviamo nella grotta cosiddetta di Sant'Oronzo. Qui la tradizione cristiana, religiosa, dice che il nostro patrono si sia rifugiato in un periodo di persecuzione, soprattutto la persecuzione neroniana. Nerone aveva intimato ai suoi adepti, alle sue truppe, che i cristiani dovevano essere decimati, dovevano essere uccisi. E Sant'Oronzo, convertito da Giusto al cristianesimo, a Gesù, viene perseguitato prima nella sua Lecce, poi dalla sua Lecce parte per evangelizzare il Salento, Ostuni, e poi da Ostuni si dirige alla volta di Bari. Qui viene scoraggiato nel proseguire il cammino verso Bari, proprio per le persecuzioni che erano in compendio. E mentre sta per arrivare a Bari, ecco, fa tappa a Turi e qui trova accoglienza, conforto e soprattutto molta disponibilità da parte del popolo, di quelle persone che abitavano in queste contrade. Oronzo evangelizza, Oronzo parla di Gesù, parla di Gesù Cristo e converte. Poi dopo ritorna nella sua Lecce, dove viene decapitato, dove viene ucciso, perché credeva nel Signore, credeva in Gesù. Questa è la storia del nostro patrono. Ma perché, come dicevo, su nella cappella sovrastante questa grotta, perché questo luogo è diventato in questo anno giubilare importante? Il 2018 ricorreva il 1950° anniversario del martirio di Oronzo, nostro patrono. E per celebrare questo momento ho pensato di scrivere una lettera al Papa. Ho scritto a Papa Francesco chiedendo una benedizione, chiedendo una preghiera, perché benedicesse e stesse vicino al nostro popolo, alla nostra gente, in questo anniversario veramente particolare per tutti quanti noi. E il Papa, anziché darmi una benedizione, mi ha concesso un anno santo, mi ha concesso un giubileo e mi ha detto: mettiti a confessare, confessa la gente, confessa le persone, prega con loro, invita alla preghiera e trasforma il luogo del pellegrinaggio in un santuario, in un luogo di preghiera e soprattutto in un luogo di conversione. Beh, così è stato. Questo è stato il miracolo di Sant'Oronzo nella nostra comunità. E un altro miracolo ancora più forte è stato quello di aver scoperto, anzi riscoperto, la vera reliquia del nostro patrono. Noi eravamo sulle tracce di alcuni resti del cranio di un certo Oronzo martire e sapevamo che stavano in Zara, nella città di Zara, in Croazia, di fronte a noi. Io mi reco lì con alcuni amici, con alcuni collaboratori, perché chiedevamo e volevamo chiedere alle autorità religiose di poterci prestare per questo anno giubilare questi resti, per poterli mettere alla venerazione, per poterli concedere alla venerazione di tutti. Andiamo lì perché volevamo prendere questi resti del cranio, mentre lì ci dicono: guardate che state sbagliando strada, che
I resti del cranio non appartengono al vostro patrono. Quelli appartengono ad un altro Ronzo, martire sempre, martirizzato 300 anni dopo Ronzo. I vostri resti, i resti del vostro patrono, stanno d'altrove, stanno un'altra parte. Venite che ve le facciamo scoprire. E andiamo in una cittadina che si chiama Nin, antica città, prima diocesi della Dalmazia, prima diocesi della Croazia. E lì facciamo una scoperta straordinaria, unica, straordinaria, storica, per tutta la Puglia e per la nostra religiosità e per la nostra comunità religiosa. Troviamo una cassettina di manifattura dell'Italia meridionale, preziosissima, che nella quale, all'interno della quale, viene raccolta una tibia o fibula che appartiene, come la tradizione religiosa ci dice, croata, e come i documenti che abbiamo trovato nella curia zaratrina, ecco, ci dice che appartengono al vescovo di Lecce, Oronzo, vescovo e martire. Questo è un altro miracolo grande che ha fatto Sant'Oronzo nella mia vita e nella vita della nostra cittadina. Dopo 1900 anni riportiamo in Italia il nostro patrono e lo portiamo qui a Turi. L'11 agosto del 2018 ritorna, scende queste scale, la porto io insieme con l'associazione dei bersaglieri, che approfitto di ringraziare per tutto l'amore, per tutta l'attenzione che ha nella custodia di questo luogo. E insieme con l'associazione dei bersaglieri scendiamo queste scale e deponiamo su questo altare postumo, non appartiene all'epoca di Sant'Oronzo, deponiamo su questo altare la reliquia della tibia di Sant'Oronzo. Dopo 1900 anni ho riportato Sant'Oronzo nella sua terra, nella sua Iapigia, nella sua Puglia. Qui la tradizione dice che Oronzo, ecco, abbia evangelizzato, parlato di Gesù, convertito, celebrato l'Eucaristia. Questo altare, che dovrebbe appartenere all'epoca, rifatto, risistemato, c'è una roccia qui sotto, e qui sotto sono stati rinvenuti, ecco, è stato rinvenuto un coccio di argilla dove erano raffigurate le espressioni antiche di Gesù, il pesce con le espressioni tipiche, con le lettere tipiche che appartengono alla iconografia che riguarda appunto il nostro Salvatore. E poi di lì c'è una conca, e quella conca sarebbe dovuta servire proprio per il battesimo dei neofiti, il battesimo di coloro che, convertiti al cristianesimo, aderivano pienamente alla storia di Gesù e alla vita di Gesù. Molto interessante e anche sorprendente questa storia, grazie. Don Giovanni, quali sono stati gli eventi più significativi di questo giubileo oronziano? Gli eventi più significativi di questo evento oronziano sono stati, come prima dicevamo, il ritrovamento della reliquia, della vera reliquia che appartiene al nostro santo patrono. Il fatto che sia venuta qui, dalla Croazia, con tanta fatica, con tanta attenzione per la sicurezza di questo reliquiario e anche per la devozione di questa reliquia. E poi un altro evento importante, altri due eventi importanti, è stata la presenza del cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, il quale è venuto il giorno della festa, il 26 agosto del 2018, qui a sancire la verità storica della figura di questo santo patrono,
questo nostro santo protettore, perché le notizie storiche circolavano in maniera non tanto precisa. Molti, anche ecclesiastici, lo dobbiamo dire, non avevano, ecco, la sicurezza religiosa, ecco, della sua esistenza. Il ritrovamento della reliquia, la presenza del cardinale, l'anno santo giubilare hanno dato valore, consistenza e soprattutto verità alla presenza storica del nostro santo patrono, Oronzo, vescovo di Lecce e martire. Tutto questo lavoro l'abbiamo raccolto in questo libro, cosiddetto Atti del Giubileo, e che ho curato io, una pubblicazione che ho curato io e che mi permetto di farle dono. E questo libro, questo volume intensissimo, porta un titolo molto significativo: Proteggerò questa città. Sono le parole che la tradizione religiosa attribuisce al nostro patrono, Sant'Oronzo, prima di lasciare Turi e di recarsi a Lecce, di ritornare a Lecce. Lascia Turi e dice a tutti i cristiani che aveva convertito ed evangelizzato: non vi dimenticherò, proteggerò sempre questa città. E noi questa benedizione, questa protezione, ce l'abbiamo veramente dentro del nostro cuore, nella nostra vita, e diventa per noi una grande forza spirituale per poter continuare sempre il cammino di impegno di vita cristiana, secondo le nostre possibilità e secondo le nostre, ecco, possibilità e volontà. Un'altra realtà bella, un'altra storia, un altro miracolo, ecco, è un altro miracolo che è accaduto, è successo il 1 settembre del 2019, dell'anno scorso. Ci rechiamo in pellegrinaggio a Nin, nella diocesi di Zara. Vogliamo ringraziare l'arcivescovo, Monsignor Pulisch, per averci accolto, per averci donato la reliquia, per averci concesso il trasferimento della reliquia. E mentre celebravamo l'Eucaristia nella chiesa madre di Nin, l'arcivescovo ci fa un dono straordinario. Quando doveva arrivare in Italia la reliquia ritrovata del nostro patrono, la diocesi di Zara effettua la cosiddetta ricognizione canonica, apre il cofanetto dove all'interno c'era l'osso e c'era appunto la reliquia, lo apre per vedere se effettivamente, ecco, intanto esisteva questo pezzo di osso. Il pezzo c'era, l'osso c'era. Nell'aprirlo e nel permettere di vederlo per bene, tolgono dell'ovatta che avvolgeva per proteggere questo elemento. Nel togliere l'ovatta si creano, ecco, dei piccoli frammenti all'estremità dell'osso. I sacerdoti che effettuavano questa operazione devotamente raccolgono questi frammenti e li mettono da parte. Il 1 settembre, durante una solenne concelebrazione eucaristica nella chiesa madre di Nin, l'arcivescovo di Zara ci fa un dono straordinario. Questi frammenti ce li dona. Li dona a me e io, è chiaro che in quel momento ho vissuto una grande commozione, un grande tocco, una grande profonda benedizione da parte del nostro patrono nei confronti della mia persona e attraverso di me a tutto il popolo di Dio di questa comunità cittadina. Questi frammenti li abbiamo portati in Italia, li abbiamo portati a Turi. Il 18 ottobre del 2019 abbiamo intronizzato questi frammenti, li abbiamo collocati in un reliquiario fatto all'uopo, fatto proprio a mano per questa circostanza,
e questi frammenti collocati in questo reliquiario li conserviamo gelosamente nella nostra Chiesa Madre, in attesa di una degna collocazione che a giorni, a tempo, ecco, sarà realizzata all'interno della nostra Chiesa Madre. Questo è un altro miracolo. Come vede, signora Valeria, ecco, le dicevo, i tanti miracoli che sono accaduti in questo anno di grazia, in questo anno giubilare. Questi sono quelli che si vedono, questi sono quelli che si vedono, ma ci sono anche tanti altri miracoli che non si vedono e sono stati scritti nell'anima. Questo è il mio dono per lei e per la sua associazione. Grazie mille. Tanti auguri, tanti auguri. Grazie mille. Ciao a tutti. Oggi per Psyche Web TV siamo in Chiesa Madre a Turi, in provincia di Bari. Vicino a me Sua Eccellenza Zelimir Pulic, arcivescovo di Zara, Croazia, e oggi ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Turi per aver fatto sì che le preziose reliquie di Sant'Oronzo, dopo tantissimi anni, giungano finalmente a Turi, dove il santo viene tanto onorato. Sua Eccellenza, ci può raccontare in breve i passaggi principali di questa fantastica storia? Prima di tutto è stata una delegazione da Turi che è venuta a Zadar chiedendomi se possono vedere le reliquie di Sant'Oronzo che noi abbiamo lì nelle nostre, diciamo, tesori. Anzi, abbiamo due reliquie di Sant'Oronzo. Loro hanno trovato nel Google, per dire così, hanno trovato che nella città di Zadar c'è una testa di Sant'Oronzo. Sono venuti a chiedermi questa reliquia, io non ho avuto nessuna difficoltà, ho detto ci sono alcune cose che bisogna sorpassare, cioè il Ministero della Cultura, perché si tratta di un'arte molto di prezioso. E così abbiamo concordato che questa testa andrà in Turi. Però per caso loro hanno fatto una visita, io non sapevo nemmeno che ci sono le reliquie di Sant'Oronzo in un'altra città nostra, e loro sono andati in Nin e lì hanno trovato un altro reliquiario dedicato a Sant'Oronzo. Allora non sapevamo di chi si tratta. Poi ho chiamato uno che si occupa delle reliquie e lui mi ha detto che quello in Nin, una città piccola come Turi, che si non trova tanto lontano da Zadar, ha detto che quello è quello di Lecce. Quella testa invece, che è già stata dispersa la notizia che verrà la testa di Sant'Oronzo. Quella testa invece è di un altro diacono che si chiama Ronzo, però è di Gallia, cioè un altro luogo, un altro santo e altro secolo. Così quando abbiamo scoperto che si tratta praticamente delle reliquie autentiche, ci siamo orientati verso quella reliquia che si tratta di Fibia di Sant'Oronzo. Allora abbiamo cominciato le trattative con quelli che sono responsabili e alla fine io ho appoggiato questa idea di far passare qui per il grande giubileo queste reliquie. Sono molto contento che queste reliquie hanno contribuito alla bellissima festa che ero presente, avevo preso parte. E così è finita questa, diciamo, come lei diceva, iter storia di questo passaggio di Sant'Oronzo, di questo ritorno nella sua patria. Grazie a sé, grazie mille da tutti quanti e anche da Psyche. Sì, okay, grazie a lei e grazie a voi, cioè saluto a vostri spettatori e buon lavoro nella vostra intenzione di fare un video su Sant'Oronzo. Grazie mille a sé. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E vi benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen.